tempi più frequenti al ritmo medio di 3.000 Lightning ora l'Italia è presi di mira da saette e docce, più diffuse nel centro-sud, ma anche nel nord-ovest, ferma che è colpa delle azzorre dirette verso l'Europa del nord, lasciando il Mediterraneo scoperto. L'anticiclone africano è anche il grande assente del periodo. Finché il blocco anticiclonico è ritirato verso l'Oceano Atlantico o fino all'anticiclone africano si sta espandendo dal Maghreb verso il nostro paese, avremo temporali. Al momento la previsione dei principali centri di calcolo e il nostro modello meteorologico a lungo termine indica l'elevata possibilità di avere l'anticiclone delle Azzorre nella stessa posizione almeno fino a metà giugno. In sintesi, la previsione che possiamo emettere, fino ad oggi spiega il meteo, è che avremo tempo instabile per altri 15 giorni, con cieli blu al mattino e frequenti temporali nel pomeriggio. Analizzare ulteriori mappe meteorologiche, anche dal 15 al 30 giugno le temperature potrebbero rimanere al di sotto della media del periodo, mentre il cielo scaricherebbe frequenti macchie di leopardo sulla maggior parte dell'Italia, giugno potrebbe anche essere lieve e temporale. In dettaglio mercoledì 31. A nord maltempo in Piemonte, piovaschi in Emilia, più sole altrove. Al centro condizioni di tempo distintamente instabili. Nel sud diffusamente instabile con piogge e temporali quasi ovunque. Giovedì 1. A nord temporali sulle Alpi, punto al centro primo soleggiato ovunque, poi molti temporali su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. Nel sud temporali sparsi. Venerdì 2. A nord temporali pomeridiani su Alpi, Prealps, Appennini. Nel centro primo soleggiato ovunque, quindi una diffusa instabilità temporale. Trend nei giorni seguenti: avremo ancora opportunità di piogge e temporali sparsi, soprattutto dopo la metà del giorno.